Cristo, mi sento male. Non mi piace per niente. La troia di porcellana è il peggio del peggio. Lo so, farò attenzione. Questo non credo proprio che sia il tuo forte. Senti, al primo segnale di guai ce ne andiamo. Hanako-sama ga omachi da. Ha sgomberato tutto. Merda. Eccellente. Sei venuto. Grazie per l'incontro. Figurati, Vi. Sono io a ringraziare te. Prima di parlare dei dettagli, credo di doverti una spiegazione. Voglio dirti perché ho cambiato idea e ho deciso di aiutarti. Non potevi sapere se fidarti di me, se Yorinobu aveva ucciso tuo padre. Invece adesso... Lo sapevo, fin dall'inizio. Tu lo sapevi? Tutti i membri del consiglio lo sapevano. Nessuna delle persone coinvolte ha mai creduto nell'avvelenamento. I dettagli erano disparati, incoerenti. Lo sapevi? Ma non hai fatto niente. Perché? Ieri hai scoperto all'improvviso di avere una coscienza. Mio padre aveva i suoi difetti, lo so. So bene che non era un santo. Quando doveva eliminare un nemico, lo faceva senza un briciolo di pietà. Un comportamento che Yorinobu non tollerava. Ma per mio padre, il fine giustificava i mezzi. Saburo Arasaka ha sempre dato importanza a una cosa sola. Vuoi sapere cosa? I legami che uniscono. Sì, la famiglia. Io dovevo esserne il cuore, per sostenerla, per assicurare continuità, stabilità, per non oppormi mai. Ah, Yorinobu doveva avere istruzioni leggermente diverse. Yorinobu ha dichiarato guerra a nostro padre, ma è un Arasaka. È la mia famiglia. Non mi aspetto che tu capisca. Voglio solo che tu sappia che non mi oppongo volontariamente a mio fratello. È difficile. È tuo fratello. È stato difficile e sarà difficile. Diciamo che capisco. Ma perché hai cambiato idea? C'è stato un allarme durante la parata. I protocolli di sicurezza erano stati violati. Lì abbiamo avuto i primi dubbi, che sono aumentati nel tuo nascondiglio. Quando la squadra d'assalto di mio fratello è arrivata non per salvare, ma per uccidere. Yorinobu non si sarebbe fatto problemi a sacrificarti. A mio fratello non è mai importato niente di noi. Mio padre aveva ragione. Io sono stata allevata per diventare il cuore della famiglia. È ora che gli Arasaka ascoltino il loro cuore. Faremo giustizia. Hai portato il Soul Killer, come eravamo d'accordo. Dito sul grilletto, non dire niente. Mi hai preso per un idiota. Pensi che ci sarei cascato? Vorrei andarmene da qui ancora vivo. Se avessi cattive intenzioni, sceglierei un posto molto più discreto di questo. Siamo qui perché so come salvarti la vita. Posso portarti al Mikoshi. Cioè? Il Mikoshi non esiste nel mondo reale. Ma i suoi punti d'accesso sì, e uno è molto vicino. Dove? Qui a Night City, sotto la Arasaka Tower. Dobbiamo andarcene. Adesso. Vuoi andartene? Cosa te lo fa pensare? Non intrometterti, così posso ascoltarla. Ah, sarà un vero disastro. Siediti, abbiamo poco tempo. Sai come avere la mia attenzione. Continua. Avanti. Mio fratello. Sentito? Sento puzza di bruciato. Occhio a non scottarti. Deve assumersi
la responsabilità delle sue azioni. Dillo e basta. Sarà più facile. Voglio che sia punito. Sei ancora un po' vaga. Lo vuoi morto. Voglio che la Arasaka Corporation sappia la verità. E come pensi di fare? Yorinobu. Hanako-sama. Sorosoro gojitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Presto Yorinobu convocherà una riunione del consiglio. Parteciperanno i rappresentanti di tutte le fazioni. È il momento perfetto per rendere note le circostanze della morte di mio padre. Ti porterò alla riunione e tu testimonierai contro mio fratello. Testimoniare? Senti, scusa la sincerità, ma... Aiutami a togliere di mezzo Yorinobu e io ti aiuterò a sbarazzarti del costrutto. L'offerta mi attira. Devo pensarci. Naturalmente. Yorinobu è in massima allerta dopo la parata. Potrebbe nutrire dei sospetti. Leviamoci subito dal cazzo. Vi, stai bene? Sì, sì, è solo... Stai sanguinando? Merda. A quanto pare non ti resta molto tempo. Non rimandare. Prendi una decisione. Ci penserò su. Un po' d'aria fresca ti farà bene. Adesso. Ti avevo avvertito. Che fai? Cazzo, potrebbe succedere tra qualche ora, Bill. E ti reggi a malapena in piedi. Ma io sono a posto. A me il corpo dà retta. Capisci dove voglio arrivare? Certo che capisco. Vuoi che ti ceda le redini? Io ti voglio salvare la vita. Prendi la pseudo endotrizina, fatti da parte e lascia a me i comandi. Ti porterò io al Mikoshi. Ah sì? Come di preciso? Di sicuro senza l'aiuto di quella stronza di porcellana. Non ce la faremo mai senza aiuto. Su questo hai ragione. Infatti mi porto Rogue. Non è ancora arrugginita del tutto. E poi mi deve un favore. Forse mezzo secolo fa ti avrebbe dato una mano, ma ora... mi pare improbabile. La convinco io. Abbiamo una certa esperienza in operazioni come questa. Ci facciamo strada nella Arasaka Tower come abbiamo fatto anni fa. E poi troviamo il modo di entrare nel Mikoshi. È la nostra unica possibilità. Rogue, non so. Pensi davvero che funzionerà? Con la sua esperienza? Le sue risorse? I suoi contatti? Non esiste niente di meglio, Ensi. Fidati, funzionerà. Entriamo nella torre. Alza, apri il Mikoshi e io distruggo quello. Perfetto, ti fai un altro sonnellino? Sensibilità alla luce è un buon segno. I tuoi nervi ottici non sono danneggiati. Come... sono arrivato qui. Ti sei trascinato con le tue gambe, eri a pezzi. Hai fatto prendere un colpo a Misty. Dopodiché hai buttato giù il paziente che avevo sul tavolo e hai preteso di essere curato subito. Digli che è stato il tuo angelo custode.
in me. Lo so, e la cosa è un po' preoccupante. Vuoi farmi aspettare tutto il giorno? Dimmi le cose come stanno, Vic. Sei a un punto di svolta. Prova a tirarti su, piano. Ci provo. Forse mi sta tornando la sensibilità. Ho detto piano. Un altro trionfo per i libri di storia. Beh, riesco a sedermi senza fatica. Ma direi che non hai buone notizie per me. Per quanto tempo pensi di poter andare avanti così? Dimmelo tu. Secondo me, non per molto. Al prossimo attacco non riuscirai a trascinarti fin qui. Creperai in qualche vicolo. È la tua ultima possibilità di prendere in mano la situazione. Lo capisci questo? Lo so, Vic. Ci proverò. Presto. No. Devi farlo ora. Vedi quella roba là sopra? Sì. Che cos'è? Lì trovi l'ultima dose di pseudoendotrizina. Un regalo di Misty. Vuoi cedere alle voci che hai nella testa? Prendila. Fa un tiro. Spegni la luce. Esci di scena. Oppure... trova un altro modo. Scegli tu come va a finire. C'è anche un regalino da parte mia. Inibitori. Sforzati di fare questi pochi metri. Il resto dipenderà da te e da te soltanto. Hai sentito? Abbiamo un'ultima possibilità. Prendo io le redini. Endotrizina. Rogue Arasaka Tower. Questo è l'unico modo. Basta, Johnny. Devo pensarci. Vuoi pensarci? Va bene. Ma non in questo scantinato dimenticato da Dio. Cazzo, V. Stai parlando da solo. Ad alta voce, cosa? Devi decidere. E in fretta. Dovrei farcela. Qualsiasi cosa tu decida, prima andiamocene da qui. Ehi, V, ho sentito... beh, quello che pensi. Mi dispiace. Non avresti dovuto. Non è colpa tua. So cosa sta succedendo. E so che non sarà facile. Per nessuno dei due. Se non vuoi decidere qui, conosco un posto migliore. Certo, fai strada. Cos'ha di speciale questo posto? Una volta ci ho portato Jackie. Non è lontano. Jackie? Cosa c'entra lui con questa storia? Vedrai. Vieni. Ultimo piano. Aveva la tua stessa espressione. Chi? Jack? È finita, Chica. Sono fottuto. Non sembra il Jackie che conoscevo. Era tanto tempo fa. Sua madre aveva appena scoperto che era entrato nei Valentinos. Credimi, la signora West da una parte, i Chumba della tua gang dall'altra. Nessuna scelta è quella giusta. La vita non è stata facile per il mio Jackie. Ma ha trovato il coraggio di puntare su se stesso. Dopo che l'ho portato qui.
Siediti e rimugina un po' anche tu. Grazie, Misty. Hai ragione. È un bel posto. Allora, cosa ha deciso Jackie quassù? Ah, sai, diventerò una leggenda in questa città. Adesso ti lascio da solo. Fa con comodo. Cazzo, mi hai spaventato, lo sai? Pensavo che stessi per andartene. No, sono ancora qui. Per ora. Forse dovresti chiamare qualcuno a cui vuoi dire addio. Il peggiore dei casi è quello che ti aspetti. No, ma qualsiasi cosa tu decida, il rischio è alto. Se non va come vogliamo, fallo e basta. Se vuoi sentire qualcuno, questo è il momento. Le pillole possono aspettare. Chiamo Panam. Panam. Voglio solo sentire la sua voce. Spero proprio che sia solo per quello. Ehi. Ehi, Panam. Lo sai che ore sono? Scusa se ti sveglio così tardi. Mi hai chiamato per questo? Per scusarti di avermi svegliato mentre dormivo? C'è una cosa che devo fare oggi. Il rischio è davvero grosso, ma devo farlo. Che cos'è? Non posso parlarne qui, proprio no. Allora chiudi il becco e dimmi dove sei, in città? Sì. Ok, pianta il culo da qualche parte e aspettami, sto arrivando. Non capisci? Non posso più aspettare. Ha qualcosa a che fare con quello che mi stavi dicendo prima? Proprio così. Beh, ti dico una cosa. C'è sempre una via d'uscita. Ecco cosa devi fare. Fa un paio di respiri profondi e pensa intensamente a quello che ti ho detto. Poi mi richiami. Sai perché? Perché sono qui per te. Ma... Fine della discussione. È andata bene. Non mi ha lasciato dire una parola. Forse è meglio così. Avresti detto troppo. Hai fatto bene a chiamare. L'avrei fatto anch'io. Ne abbiamo fatta di strada fin qui, eh? Pensa. È iniziato tutto in una cazzo di discarica. Già, poi hai cercato di uccidermi. Vedi? È questo che intendo. Ora invece voglio salvarti la pelle. Vuoi lasciare che sia io a farlo? Oppure puoi chiedere a Panam e ai suoi amichetti. Ma sappi che ti peseranno sulla coscienza. Se no, c'è l'offerta dell'Arasaka, ma in quel caso sulla coscienza avrai la tua anima. Penso che dobbiate andare tu e Roca. Voi due insieme avete più probabilità. Sei sicuro al 100%? Non si torna indietro. Tocca a te, Johnny. Mi fido di te. Prendi il timone. Solo vacci piano, ok? Grazie, Vi. Sistemo tutto io. Vedrai. Ci vediamo dall'altra parte. Oh sì. A costo di ridurre questa cazzo di città in cielo. Guarda un po' chi abbiamo qui. Fai un ultimo drink prima di andare a letto. L'ultimo? Ho appena iniziato. Peccato, perché stiamo chiudendo. Sto cercando Roma. Là, al tavolo grande, ma non ti conviene disturbarla adesso. Credo che lo farò. No, aspetta, sul serio, ti prende a calci in culo. Lo pensi davvero? Allora guarda e impara. Oh, guardo e come, ma dubito che imparerà qualcosa. I am a demon.
Via in pausa. Sono io. Ci risentiamo, Wakako. Che cosa vuoi, Johnny? Ehi, è morto qualcuno. Non sei felice di vedermi? A dire il vero, non sono sicura. Perché? Ce la siamo spassata insieme, no? I vecchi tempi sono finiti. E poi ho una mezza idea del perché sei qui. Vuoi qualcosa. E di solito non è un buon segno. Proprio così. E a chi altro potrei chiedere? Di tutta la banda dell'Atlantis, per qualche strana coincidenza, sei sopravvissuta soltanto... Che cazzo vorresti dire? Pensavo al passato. Non ti mancano i vecchi tempi, Rogue? Mi va bene che siano finiti, e mi va bene così com'è ora. Già, vedo. Ma gli altri dell'Atlantis non hanno avuto la stessa fortuna. Siamo chiusi. No, perché? Non abbiamo ancora finito. No, invece sì. Ehi, che succede? Niente. Il tuo turno è finito. Va a casa a rilassarti un po'. Ok, mi sa che torno al lavoro. Abbiamo tutto il locale per noi. Wow, trattamento da VIP. Adesso parla. Si può sapere che diavolo stavi insinuando? È la mia bottiglia, quella dietro al bancone. Sì? Era lì ad aspettare, anche se non sapevo bene cosa. Ma mi sta venendo qualche buona idea su come usarla. Senti, Rogue, parliamoci chiaro. So che ti sei venduta. Credi davvero? Ma cazzo! Si può sapere da quando le mie scelte professionali sono diventate cazzi tuoi? Hai un nome sulla punta della lingua, lo so. Adam Smasher. Certo, ma dopo un bel po'. Tu non c'eri più e ho smesso di portare il lutto. Negli affari non c'è spazio per i sentimenti, John. Io e Smash lavoravamo per la stessa gente. Puzza come la merda. Certo. Avevo una scelta. Sì. Me ne sono pentita. Puoi scommetterci. È questo che volevi sentire? Beh, ehi. Il passato è il passato. Se è così, perché non parliamo del futuro? Ti conosco. Sei qui per una ragione. Questo corpo, sto cercando di... No. Merda. Vi sta morendo e io sono il cancro che lo sta uccidendo. Ma possiamo cambiare le cose. Johnny. Non iniziare. Non fingere di voler aiutare qualcuno. Gira sempre tutto intorno a te. Vuoi solo sentirti meglio. Lo pensi davvero? Sì. Proprio come è successo con Alt. Allora non ti sentivi nemmeno in colpa. Il tuo era soltanto un vago senso di disagio. Beh, forse sono cambiato. Non ho molto tempo, Rogue. Quando quel cazzo d'orologio segnerà la mezzanotte, Johnny se ne andrà e vi con lui. Devo uscire dalla sua testa prima che questo accada. Siamo riusciti a contattare Alt. Ha accettato di aiutarci. Ma? C'è solo un posto dove possiamo farlo. Il Mikoshi. E l'unico punto d'accesso che possiamo raggiungere è ben nascosto sotto l'Arasaka Tower. L'Arasaka? Ancora? Dovevo aspettarmi.
Soltanto un idiota continua a fare la stessa cosa illudendosi che possa andare in modo diverso. Almeno ce l'hai un piano. Sei la migliore fixer della città. Dimmelo tu come possiamo fare. Hai detto ci. Esatto, non ho speranze senza di te. E allora? Cosa dovrei fare? Tirare fuori la tsunami e partire per la tua nuova crociata contro l'Arasaka? Bingo. Quando? Non saprei. Adesso? E cosa ti fa pensare che accetterò? Lo devi a te stessa. Ah, sì? Certo, sei la reginetta del ballo di Night City, ma questa non è la vera Rogue. La vera Rogue che hai calpestato per arrivare in vetta. Cerca bene. So che è ancora lì da qualche parte. Merda. Sapevo che sarebbe successo. Giorno, per qualche cazzo di miracolo, saresti entrato qui dentro e avresti fatto un casino. Certe cose non cambiano mai. E noi siamo cambiati? Non lo so. Beh, allora scopriamolo. Me la vuoi dare una mano? Sta zitto, Johnny. Chiudi solo quella cazzo di bocca.